sia comune il fatto dell'amicizia che abbiamo sempre avuto dall'uno e l'altro. E poi il fatto di aver fondato un'associazione che diciamo, ha come scopo principale quello di trovarsi e quindi di frequentarci, quindi di lavorare insieme, eccetera, eccetera, abbiamo fatto sì che le nostre due attività potessero andare avanti di pari pari. I colori sono un po' la mia passione, beh, e quindi li adopero tutti i giorni, e quindi riesco a avere una certa padronanza sulla materia. E soprattutto quando nel lavoro sono obbligato a mantenere una certa disciplina, con i colori invece, col mio hobby, riesco a sfogarmi, proprio detto in parole povere, sfogare la mia personalità, le mie emozioni. La ceramica per me è un mondo fantastico, nel senso che c'è un margine di miglioramento sempre incredibile e quindi c'è sempre la voglia di migliorarsi. E di conseguenza fare esperimenti, sperimentazioni in maniera che di trovare dei risultati sempre, sempre migliori. Io uso degli acrilici, soprattutto degli acrilici e una miscela di colori, sovrapposizione di colori, che diciamo con della materia riesco a dare la profondità ai giochi di luci. E tutti i colori che vedete sui miei lavori, diciamo, sono di mia creazione, perché uso solo i colori base, però dopo sono tutte delle miscele che io faccio e degli esperimenti che delle volte mal riuscite o ben riuscite, non sta a me giudicare. La tecnica utilizzata è la classico stile della maiolica, maiolica di stile faentino. E, come diceva Filippo, i miei sono quadri vallivi perché noi nella nostra zona dell'Argentano e diciamo nel Ferrarese abbiamo tutte zone palustri dove io da tantissimo tempo ho sempre cercato di valorizzare quello che può essere il nostro territorio e di conseguenza da lì è nata questa voglia di fare questo modo di pittura, però fatto con la ceramica. È collaudata da un decennio circa la nostra, diciamo, collaborazione, chiamiamola collaborazione, ma il nostro connubio fra due artisti, che abbiamo fatto già alcune mostre insieme, Ferrara, Faenza e altri luoghi, con un buon successo. E finalmente io essendo un artigiano, ho lavorato diciamo, lavoro artigianale in questo locale, era un sogno nel cassetto che avevo di poter presentarmi al pubblico, alla gente argentana, e far vedere quello che oltre il lavoro artigianale sono capace di creare. È stata una grande emozione per me perché ci tenevo tanto a fare una cosa, diciamo, in casa e visto che attualmente l'amministrazione comunale ha
ha i mezzi per farci fare queste mostre, abbiamo preso la palla al balzo, come si suol dire. La nostra collaborazione sicuramente continua. I sogni nel cassetto sono tanti, però li lasciamo per il momento senza svelarli, speriamo dopo, in un futuro di poter dimostrare quello che il nostro impegno riesce a dare i suoi risultati.